Ho una domanda per voi. Cosa ci serve per entrare al circo? Il biglietto. Eccolo qui. Devo prenderlo. Certo. Ce la fa. Benvenuto da Nimesio. Grazie, guarda. Eccoci sull'isola, finalmente abbiamo il castello. Avremo per voi uno dei migliori ristoranti, che è il Denimezon. Questo locale, aperto nel 2016, quindi pochissimi anni fa, viene subito segnalato sia dalla Michelin sia dall'Espresso come novità dell'anno 2017, con annessa consacrazione nell'eccellenza della ristorazione. Passa infatti da 0 a 2 stelle immediatamente. I riconoscimenti negli anni poi si sono susseguiti. Oltre alle 2 stelle appena citate, vanta anche 4 cappelli, 3 forchette del Gambero Rosso, è anche nella top 100 chef mondiali, ma è soprattutto uno molto particolare ad avergli dato ancora più lustro. L'anno scorso, nel 2021, è stato inserito nella rivista Forbes tra i 10 locali più cool di tutto il mondo. Eh già, avete capito bene. Varcata la porta d'ingresso che ci introduce a un giardino fiabesco, si può avvertire come l'arte sia ovunque. Il progetto del ristorante è dello chef e ha come mission quella di veicolare l'esperienza attraverso ricordi ed emozioni. Ed ecco quindi che da una vecchia casa ischitana del nonno dello chef nasce, grazie a un ambiente unico e positivo, un giardino di macchia mediterranea curato in ogni minimo dettaglio. Dalla vecchia panchina di una piazza dell'isola, trasformata oggi in una fontana, alle sculture disparse sapientemente lungo tutto il giardino di Lello Esposito. Impossibile rimanere impassibili di fronte a questo spettacolo. Da noi a disposizione per tutta la durata della cena due tavoli, uno all'esterno per aperitivo eventualmente post cena e uno all'interno per la cena vera e propria. E cosa c'è di meglio per assaporare ancora di più questa esperienza di uno chef table? Wow! Hai visto? Fantastico. In questo momento ci vengono descritte le varie proposte. Abbiamo un menù con abbinamento di Dom Perignon, un altro con Del Giuro Ferrari, un altro ancora vegetariano, una fantasia dello chef ed infine alla carta. Esiste anche un menù apposta per le acque, per i più esigenti. In attesa di comunicare la nostra scelta vengono servite su una pittoresca alzatina delle amuse-bouche di benvenuto. Prendo anch'io. Questo ha detto che è provola? E fiorilli. Ok. Questo qui col pomodoro, sembra una sfogliatina fritta, croccante, ma il pomodoro è buonissimo, una qualità veramente clamorosa. Prendiamo un altro, il conetto, eccolo qui. Questo ricorda tantissimo il gusto del latte, croccante, ma al tempo stesso un retro gusto, diciamo, appunto, come dicevo prima, di latte, molto molto morbido in bocca, lo riempie. Com'è Bososki? Buono. Molto. Molto molto. Quindi adesso faranno una piccola composizione sul tavolo e poi ci spiegheranno nel dettaglio che cosa sono. Questa già la sensazione sembra una mozzarellina, quella bianca. Ed eccoci alla passeggiata napoletana. Partendo da sinistra verso destra abbiamo la sfera di latte di bufala e lime, un intreccio di zucchine e pesce bianco, insalata di sedano con tonno, papacella napoletana, che non è altro che un peperone locale, un mini burger con i friarelli e un cannolo con all'interno pane, burro e acciughe. Davanti a noi, sempre da sinistra verso destra, una caprese e una parmigiana di melanzane. Qui sa molto di latte e allo stesso tempo di lime, quindi un mix molto molto buono, fresco ma meritevole. Adesso proviamo a assaggiare queste specie di mini hamburger. Eccolo qua. Questo sa proprio di pane. Pane con un retrogusto salato, non troppo sapido, ma molto molto interessante. Alla fine arriviamo al cannolo, eccolo qua. Vabbè, qui è caduto. Però. Questo è decisamente più sapido, sa di pesce, ma molto molto buono. Mancano le crema. Adesso questi dovrebbero essere, secondo lei, le più buoni. Vediamo subito la crema. Questo è strano che l'hai mangiato perché sa di formaggio. No, vabbè, oddio.
No, questo sta molto in formaggio, però buono. È buono. Molto buono. Tiepido, nel gusto di parmigiano. E poi arriviamo alla caprese, che dovrebbe essere la più buona, secondo la Budosta. È la chicca della strada. Vabbè, questo è buonissimo. Vabbè. Questo è buonissimo. Passeggiata napoletana si rivela uno spettacolo di forme e colori, con un'iniezione di elementi artistici continui, come l'intreccio di zucchine e pesce bianco, una piccola opera d'arte. L'entrée è un vero tripudio di sapori di questa terra, una serie di amuse-bouche che aprono la mente di chi le gusta. Il mix di mare, terra micidiale, sapori e consistenze alternate con una maestria e una sicurezza disarmanti. Ma quello che più mi ha colpito è il rigore nella selezione della materia prima. Lo avverti subito. I sapori e i profumi sono intensi, marcati. Un semplice pomodoro qui può diventare un piatto. Prese clamorosa. Gusto di basilico intenso e pomodoro eccezionale. A questo punto della cena ci vengono portati i grissini e delle focacce per la degustazione di oli. Anche in questo caso è percepibile tutta l'attenzione che viene riservata alla selezione. Hanno 5 oli campani, 2 toscani. Beh, per farla breve, hanno un carrello con almeno un olio per ogni regione, tranne la Valle d'Aosta. Potrete scegliere voi oppure farvi guidare. Io davvero scocciatore ho fatto una richiesta particolare, sentitela. No, l'unica cosa che ti chiedo è solo perché lo conosco già e magari se ci avete delle peranzane le eviterei. Richiesta accolta. Mi viene portato un olio sardo fatto con olive bosana e semidana. Un gusto fruttato medio intenso. Ce ne danno uno solo di olio da assaggiare? Solo uno, purtroppo. Lei voleva assaggiarli tutti. Io volevo assaggiarli tutti. No, lei non voleva più filmarmi, quindi faccio da solo. Prendo la focaccia e la cucciamo dentro l'olio. Già è entrata, come potete vedere. Quando l'olio è buono, non ci scappa, quindi gusto bello intenso, clamoroso, rotondo, pulito. Sente che olio extravergine, cioè non è l'olio del supermercato, buono. Guarda. Guarda. Marea e re. Cioè, dire una cosa, questa è una delle cose più difficili, cioè mettere a nudo la cucina, cioè non puoi fare un minimo errore. Con le cuccole, bottini di cuccolo, con le coppe di bucole con altre verdure. Quello bianco invece è latte di bufala all'esterno e torta di bufala all'interno. Provolone fritto sono le sfere e mozzarella di bufala in carrozza. Per lei invece la faraona abbiamo il petto, il sottopetto, la coscia stracotta in un raviolo e una crocchetta con provolone e l'ala. Il petto è in salsa marnè e il sottopetto invece in una salsa al parmigiano. E per ultimo consigliamo di degustare il brodo di sottoboschi ischitano. Ok, grazie. Bufalo è una carne bistrattata, snobbata, quasi considerata una passività per le aziende di allevamento. Non ha mai ricoperto un ruolo importante nel mercato. Questo piatto nasce proprio dalla voglia di dimostrare come con una carne non blasonata come un wagyu o un Kobe si possa realizzare qualcosa di eccezionale. Viene quindi servito un controfiletto di bufala di età compresa tra i 14 e i 16 mesi, marinato in agrumi, erbe e soia e poi appena scottato. L'abbinamento è poi tra la carne del bufalo e il latticino bufalino, cacio, bufala, yogurt e latte di bufala, maschio e femmina uniti nuovamente. La rapa è lavorata in osmosi con un succo di rapa rossa, zafferano e il bianco viene dato da un titanio, un minerale bianco per creare un collegamento visivo con il latte di bufala. Il gusto è genuino, sofisticato e sobrio al tempo stesso. Si rispettano tutti gli ingredienti, portando in tavola ogni elemento nella maniera più pulita possibile. Riscopri veramente i sapori. Le crocchette di provola hanno in bocca un effetto deflagrante. Durante il lockdown è nato questo piatto, studiando quella parte dell'isola di cui non si parla mai. Ischia non è solo mare, è anche montagna. Il piatto simbolo è infatti il coniglio di Ischitana. L'ispirazione nasce sempre da un piatto di un ricordo di infanzia che poi viene rivisitato. Unendo queste due cose nasce l'idea di utilizzare delle cortecce per una zuppa che accompagna la faraona. Ogni porzione racchiude un gioco di sensazioni, consistenze, strutture, sapori, temperature. Vincente è la scelta di abbinare un raviolo a una delicata salsa al parmigiano. Lo avvolge, ma non copre il sapore della carne. Memorabile e addirittura superiore la crocchetta con il provolone. Una cucina moderna che gioca con ingredienti e ricette indigene, senza mai cadere nella tentazione del facciamolo fighetto, facciamolo un po' particolare, strano. Il bello è che c'è un gusto aspro e dolce allo stesso tempo, clamoroso questo. Qui ci ha lasciato il pane per la scarpetta perché abbiamo preso il pomodoro, cioè lo spaghetto col pomodoro e quindi giustamente per la scarpetta che vuoi, non vuoi avere il fai, non dai il pane. Questi sono i nostri spaghetti al pomodoro, guardate, ce li sta praticamente facendo davanti lo chef in persona.
E queste sono proprio le cose belle di questo ristorante, quando tu vedi lo chef proprio di fronte a te che non dà solo ordini, ma si adopera in prima persona per far sì che il piatto sia perfetto. Fate. Un euro ogni foto. La faccia, qui mi costa. Pacchetto 5 pomodoro. Oh, grazie. Ma che odore clamoroso, vi assicuro che è un odore eccezionale di pomodoro, qualcosa di eccezionale, un profumo intenso, pulito, semplice, pungente, ma di qualcosa che ricorda proprio la banalità. Spesso nei ristoranti stellati viene perso. Assaggiamo, eccola qua, subito. Io ho veramente, vi assicuro, grandissima, grandissima attesa. La cosa buona è veramente il pomodoro. Proprio la cosa più buona qui è il mix tra olio e pomodoro. È qualcosa di eccezionale perché proprio un gusto naturale, semplice, non troppo artificiale. E certe volte la semplicità paga, come in questo caso. Capisci il livello del ristorante quando riescono a stupirti con un piatto classico? Un piatto che chiunque riconosce ad occhi chiusi. L'esplosione di pomodoro è data dal mix perfetto di pomodori ramati, tatterini, pachini, San Marzano e pennolo. Vi racconto un aneddoto. Un postino americano, italo-americano per la precisione, consegnando della posta, gli capitò di portare delle riviste di gastronomia a un ristorante. Sfogliandola, c'era un articolo che parlava di un piatto di pasta e come ci fosse gente che da tutto il mondo andasse lì per provarla, al Denis Maison. Allora si chiese, ma com'è possibile che c'è gente che va là da tutto il mondo solo perché è ricca e non ci posso andare io che faccio il postino? Prese l'aereo, mangiò e ripartì il giorno dopo. Questo per dire che certe volte anche una cosa considerata banale può lasciare il segno. Come questa pasta. Voilà, su una pasta di parmigiano di melanzane, al centro una coda di melanzane e sopra una spolverata di paprika. Vi consigliamo di fare col cucchiaio e di prendere più ingredienti contemporaneamente, in un modo da poter fare due bocconi. Okay, grazie. Questo è uno gnocco, quindi con parmigiana di melanzane. Un gnocco molto buono, sapore di formaggio, ma anche proprio la qualità di uno gnocco clamoroso. Che devi dire, quando uno fa le cose bene, si fa bene, no? Questo è il rombo. Oh, che bella, pasta e patate. Per lei abbiamo paste e patate. Paste perché abbiamo 35 formati di pasta che sono cotti rispettando quelli che sono i tempi di cottura di ogni singolo formato. Infatti se si affaccia in cucina riesce a vedere 35 pentolini. Ce n'è di lavoro qua. E lo accompagniamo quindi a quattro tipologie di patate. La viola sotto forma di spuma, di zuppa e cristallina ai lati del piatto, con di lato il guanciale e il pomodoro. Abbiamo poi anche della crema che è una spuma al formaggio. Vi consigliamo di utilizzare anche in questo caso il cucchiaio per prendere più ingredienti contemporaneamente. Grazie. Faccio una delle cose più brutte in assoluto, perché è questo, cioè rovinare il piatto. Per questa va mangiata così, quindi assaggiando più ingredienti possibili. C'è di tutto. Qualsiasi consistenza, dal cremoso al croccante, al solido, quasi alla spuma, diciamo liquido, molto buono. Questo è uno dei piatti più criticati prima di diventare un simbolo del ristorante, una portata che usciva troppo dalla tradizione campana. Quando si pensa a questa preparazione, la mente riporta subito all'immagine della nonna che mescola il pentolone fumante ricco di tubero e pasta mista. Anche in questo piatto, come nei precedenti, si vede il rispetto che lo chef attribuisce alla materia prima. Non cuoce tutto insieme, ma rispetta ogni singolo tempo di cottura. Cosa si prova a mangiare una pasta e patate cucinate in questo modo? Mangiala ad occhi chiusi. Si percepisce al palato un'armonia di sapori e consistenze stupefacenti. Non c'è pasta scotta o al dente, è tutto omogeneo. Quello che accomuna le due ricette è solo il risultato finale, in termini di gusto e soddisfazione palatale. Un'opera d'arte servita in tavola, si chiudono gli occhi e si mangia. Agnello in parmigiana di melanzane. Abbiamo un agnello il quale viene cotto per molto tempo a bassa temperatura, accompagnato da una pizzetta di scarole, dei peperoni gialli e rossi. Grazie. Si scioglie in bocca. Voglio far vedere una cosa però. Guardate il formaggio qui dentro, qualcosa di clamoroso. Com'è l'agnello? Buono, eh? Parole.
Ma come definirlo in qualche modo? È impossibile, se non buonissimo. No, si scioglie in bocca, è veramente qualcosa di incredibile, no? Ma cioè, è bello che sembra a fase fratte, ma non è così. Abbiamo due amichetti. Che bello. Jimmy e Gigino. Oh. Devono unirsi a voi per l'aperitivo, però hanno fatto tardi. Quindi finiscono per il dolce. E il nostro predessè è una virgin piña colada. Ok, grazie. Cioè, guarda, qui si stacca e assaggiamo subito. Molto frizzante, quindi in bocca avete presente i frizzi pazzi, quasi uguale, quindi rimane in bocca il sottore di frizzante con un'esplosione di annos. Allora, iniziamo con il nostro animo girato al caffè, gelatina al mirtillo. Guardate qua come gira. Zucchero filato, gelatina al mango. Mettete di melanzana a mangiare insieme al gelato alla cannella e panna montata. Hot dog. Qui non finisci più. Selezione di popcorn, caramello, cioccolato e sale di pepe. La tirite la tinta qui. Arachidi salate. Infine la nostra aranciata fatta in casa. Grazie. Non mangiate i cavallini, per favore. Grazie. Qui non finisci più di mangiare. I grandi sorridono di nostalgia. È il momento del dolce, o meglio, del circo. Zucchero filato, creme, ciambelle, piccola pasticceria, popcorn. Il circo è esattamente un miscuglio di tecnica, di precisione e di improvvisazione. Recita così il pagliaccio che ondeggia sul tiro a segno. E non potrei trovarmi più d'accordo. Lo sapevi che se colpisci il bersaglio al centro ti sei meritato ben due gelatine? Il dolce più bello e scenico mai visto. Il tutto accompagnato dai carillon che suonano senza sosta. Da applausi. Due gentilissime ragazze mi hanno permesso di riprendere il loro dolce. Art is a crime. È impossibile non strappare un sorriso. Un fine pasto goloso non solo per il palato ma anche per la vista. La cucina di Nino è di rara bellezza. Anche in termini di gusto è riuscita a fondere art e cucina in maniera eccelsa. In questo posto si vive veramente un'esperienza, credetemi, dall'inizio alla fine. La cucina dello chef sperimenta abbinamenti capaci di esaltare ogni singolo ingrediente, che pur nella complessità deve essere immediatamente riconoscibile. Qui non troverete mai un distillato di pomodoro, una mozzarella fatta a spuma. A mio avviso Nino non rispetta solo il prodotto, ma anche l'agricolo o il caseario, per esempio, che lo produce. Dovessi dare un voto, sarebbe ovviamente un 10. È una cucina che non stupisce per sapori nuovi, ma vi apre la mente. Vi confesso che sarei curioso di provare un suo risotto in futuro. Ci tornerei? Datemi solo il giorno e sono già lì. Ho fatto anche il menù con tutto quello che abbiamo mangiato oggi. Alla fine vi dico che era tutto carta, quindi praticamente è un menù non fatto doc, ma poco ci manca. Tieni. E qui invece la busta con il conto che vi ho fatto vedere prima. Oh, ormai è finita, Bozowski. Purtroppo. Finisce così? Purtroppo finisce così, adesso bisogna tornare a casa, non si sa come, ma bisogna tornare a casa in qualche modo. Dettagli, però vi assicuro che ne è valsa la pena e niente. Ve lo consiglio, se capitate da Ischia, veniteci perché è tanta, tanta roba. Ah, la stanza dei rossi. Guardate, tutti i rossi, sì. Senza bianchi. Yeah. Guardate quante. Questa è una gran cantina, ve lo assicuro. La stanza di un pregno.
Ha una stanza intera. Allora, questa è una stanza intera di Don Perignon. E arriviamo. In ultimo. Guarda. Di Giulio Ferrari. Quindi. Per Romani Conti.